Grazie. Innanzitutto vi chiedo scusa se non ho fatto tanti video ultimamente, ma per me è stato un periodo molto frenetico e sono sincera anche brutto. Mi sono capitate purtroppo dei lutti, delle brutte cose e quindi non ero, ad essere sincera, molto in vena per fare dei video. Però, insomma, la passione è sempre grande, quindi adesso che un po' mi sto sentendo meglio, voglio ricominciare appunto a farvi dei video, visto che siete tantissime a chiedermi dei video. Allora, approfitto visto che mi sto facendo il refill, sto cambiando, insomma, per assecondare una vostra richiesta e farvi vedere che come levo le cuticole io con la fresa, perché comunque siete state in tante a chiedermi, non sapete che punto usare, come fare, e quindi ve lo volevo mostrare. Vi faccio una premessa molto importante: potete levare le cuticole con la fresa solo nel caso che stiate trattando delle cuticole secche. Mi raccomando, non andate a trattare delle cuticole molli, perché comunque con la fresa rischiamo di andare a fare dei tagli brutti. Io non ho una particolare invasione di cuticole, non ne ho tantissime, però comunque qualcosina c'è e faccio di sicuro meglio con la fresa a eliminare quel poco che c'è rispetto a star lì a farlo con lo spingicuticole. E poi comunque sappiamo che in teoria sarebbe sempre meglio non tagliarle, a parte quando sono troppo invadenti, e quindi è meglio lavorarle così. Si riesce ad avere proprio una pulizia veramente ottimale. Allora, le punte che vi consiglio di usare io. Allora, la mia preferita è questa qui. Io faccio molto bene con questa, che vedete è il cono. Bene o male, tutte le frese hanno in dotazione questa punta. Altrimenti lo potete tranquillamente fare anche con questa. Magari se avete delle unghie molto molto piccoline, potreste trovarvi meglio a fare con questa qui. Io, sono sincera, mi trovo molto bene con questa. Vi vado a mostrare come faccio. Levo praticamente il sanding che uso per fare il refill. Inserisco l'altra punta. La mia fresa è autosserrante, altrimenti sono svitate. Giri non altissimi, bassi, perché comunque non abbiamo bisogno, insomma, di giri molto alti. Ok, e trattiamo il giro cuticola. È semplicissimo. In questo caso, già che ho levato il materiale di refill, praticamente vado anche a fare meglio perché proprio levo tutto. Dopo, comunque, un'opacizzazione sull'unghia naturale con la lima la vado a dare comunque. E questo lo potete fare prima di una ricostruzione o quando siete in refill, come sto facendo io, nel caso che insomma abbiate delle cuticole molto invadenti. Vi faccio vedere anche su questa perché comunque è già più grandina. Dopo mi smonto anche questa la voglio tenere per farvi il video di come andrò a fare le unghie dopo, per quello non l'ho smontato. E poi mi manca ancora anche il pollice e tutta l'altra mano. Vedete come si staccano bene? Tra l'altro, trattandole in questa maniera qui, diventano belle lisce. Dopo basterà mettere l'olio per le cuticole per livellarle al meglio, però non si frastagliano come quando un po' le tagliamo, che se sono molto secche, quando purtroppo si vanno a risseccare nuovamente, abbiamo come questa sensazione di avere proprio le cuticole mezze staccate e sentiamo proprio la pelle che ci dà persino fastidio perché comunque si è seccata. Io adesso non ho tutta questa invadenza di cuticole, però già vedete quanto ne viene via. Io ad esempio quando tratto le onicofagiche e hanno le cuticole secche, le tratto sempre con la fresa, ma in generale bene o male lo faccio sempre, se sono secche però mi raccomando, perché comunque si fa prima. Inutile che io vi dica una bugia, si fa prima. Certo che ovvio se siamo alla prima ricostruzione è importante comunque anche spingerle bene indietro.
Dopo, se poi diamo una passatina con la fresa, tanto meglio, non muore nessuno. Anzi, aderirà ancora meglio il gel se per caso le cuticole invadono il letto di tantissimo. Però mi raccomando, non sto toccando l'unghia naturale. Perché comunque sono a giri bassi e questa punta qui non è insomma una punta di quelle che ha da smontare il gel. Anzi, state qua 2 anni e ho tentato di smontare il gel con questa punta. Tutto qui, ragazze. Adesso queste vabbè le taglio perché comunque sono al di fuori del giro cuticola. Ok, video velocissimo, però spero che insomma sia stato utile per mostrarvi che cosa uso e come faccio. Un bacio a tutte!